Perché questa cosa, questa azione, la costanza è importante. Prima di tutto, la costanza dell'attività fisica non significa fare attività fisica tutti i giorni, eh? Non è che solo se io faccio attività fisica lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì fino a domenica vuol dire che io sono costante. No, la costanza è definire quante volte, in base al mio obiettivo, devo fare ginnastica, devo seguire un programma di allenamento, quante volte a settimana devo farlo. E quando io ho capito quella cosa, dal momento in cui so già che quello è il mio obiettivo di costanza, io faccio quello. Quello è costante. Se io devo fare una cosa 2 volte alla settimana e tutte le settimane faccio quella cosa, vuol dire che io sono costante, ok? Quindi l'importanza della costanza. La costanza è quello che avete deciso voi e quando volete voi. La costanza, a volte ci sono alcune cose, alcuni settori della nostra vita in cui siamo costanti, altri settori non lo siamo. Ad esempio, e per cui quando io dico oh, io non sono costante, io non sono costante, devo fare chiarezza anche su questo punto. Non è che io sono una persona che non è mai costante per niente e su niente. Non è vero. Se vai a verificare, ci sono dei punti della vostra vita in cui ci sono delle cose cui fate tutti i giorni o comunque fate 3-4 volte alla settimana e ci sono altre cose della vostra vita in cui fate fatica a prendere ritmo, come ad esempio per alcune di voi, come per Letizia, era la ginnastica, perché d'ora in poi Letizia questo cambierà, l'ultima volta che mi dice che sei incostante con la ginnastica. Quindi immaginate ad esempio una persona che fuma 3 sigarette al giorno, tutti i giorni, è una persona costante. Poi magari inizia la ginnastica tutti i lunedì e non lo fa negli altri giorni. Quella è una costanza, non è una costanza che magari sia positiva. Non sto qui per dire che è bello fumare o brutta o brutto, ma è quello significa che quella persona è costante in fare qualcosa. Mi seguite su questo passaggio? Dai, scrivetemi, sì, è vero. No, non è vero. Per cui ci sono alcuni settori della vita in cui posso essere costante, altri no. Se pensate, anche voi adesso mi trovate delle situazioni in cui siete tremendamente costante. Io mi ricordo ancora che ho un'allieva, credo Lucia, Lucia mi diceva, Elaine, ho tanta paura di essere in... Grazie, grazie Cristina. Cristina, vero? Che ha risposto è vero. E lei ho tanta paura di essere incostante, di cominciare a fare la ginnastica e poi non andare avanti, non so se ce la farò, non so se ce la farò. Poi parlando è venuto fuori che lei tutte le sere si metteva a guardare una serie TV, tutte le sere, perché lei continuava a dire sono una persona incostante, non faccio niente nella mia vita, non finisco, che comincio e finisco. Ma casta, se ti metti lì tutta la sera a guardare una serie TV, vuol dire che sei costante a fare quella cosa lì. Per quella cosa sei ok. Quindi la costanza c'è nella tua vita, mancano alcuni punti per arrivare all'essere costante anche con la ginnastica, ok? Ma adesso andiamo sui punti. Punto numero uno per diventare costante con la ginnastica è dan 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 dan, avere un obiettivo chiaro, chiaro nella vostra testa, ok? Ma Elaine, ma perché devo avere un obiettivo? Perché la mente, ragazzi, la vostra mente ha bisogno di una guida, ha bisogno di una direzione. Se la vostra mente non sa bene dove andare, anche se lei sa che voi volete fare ginnastica, ma non ha un obiettivo chiaro e definito, non c'è la possibilità che lei non vi porti da nessuna parte, ok? Ho visto che Facebook non sta funzionando. Oggi è Facebook. Oh my gosh. Per cui è
Per cui punto numero uno, importantissimo, avere un obiettivo chiaro e definito nella vostra mente per diventare costante. Non basta solo dire voglio fare ginnastica perché voglio dimagrire, e voi magari nella vostra testa state pensando già, ok, l'obiettivo è dimagrire. No, non è così. Questo non è un obiettivo per il quale la vostra mente si attiva e vi porta fino al raggiungimento dell'obiettivo. Semplicemente dire voglio dimagrire o voglio tonificare o che ne so, voglio essere più flessibile, non è abbastanza chiaro per dare una direzione alla vostra mente, al vostro cervello, ok? Perché la vostra mente funziona più o meno così, come un taxi. Ho già fatto questo esempio, ma è l'esempio più chiaro che c'è. Entro in un taxi, no? E dico al tassista, voglio andare in una bella via, in una bella via piena di negozi, perché voglio comprarmi dei vestiti nuovi, perché ho una bella festa e voglio fare shopping, voglio approfittare i saldi. Siete dentro un taxi in Piazza Duomo a Milano e dite al tassista, voglio andare in una bella via perché voglio fare shopping. Allora, anche se voi sembrate pienissimi di soldi, dovete dire all'autista in quale via precisa, dove le volete andare, qual è l'indirizzo, dovete dare un indirizzo preciso, altrimenti il tassista non esce da quel posto, da quel punto. E la vostra mente funziona così. Non basta che voi dite alla vostra mente voglio fare ginnastica perché voglio dimagrire, ok? No, anche la mente deve avere una direzione precisa. Vuoi dimagrire? Cosa vuol dire dimagrire? Mezzo chilo? Un chilo? Un netto? Ma dimagrire può essere anche un netto, capite? Ma la vostra mente non lo sa. E poi per voi sembra tutto chiaro, ma non è così. È un po' come per il tassista. Perché il tassista, vi dicevo, anche se capite che voi siete pieni di soldi da spendere, che volete buttare via i vostri soldi, lui deve capire se a Milano vi deve portare in corso Monte Napoleone o corso Buenos Aires, ad esempio, capito? Sono due vie incredibilmente piene di negozi meravigliosi, ma completamente diversi. Per cui lui va in confusione, anche la vostra mente. Dovete dare una direzione bella e precisa. Quindi se io voglio dimagrire, devo dire esattamente alla mia mente qual è il mio obiettivo, quanto voglio pesare e dentro quando, ok? E quindi e questa cosa già vi porterà a fare un piano d'azione e rimanere con costanza in quell'azione. Quello vi porterà, è un punto in più che vi porterà alla costanza per il vostro allenamento.